Siamo ritornati all'appuntamento del mercoledì mattina con questa diretta sul Mal dell'Esca, un argomento che abbiamo già discusso, ma da quest'anno riprendiamo il bandolo della matassa dall'inizio. Quindi ci troviamo con vari ospiti. So che siete in tanti già collegati e pronti ad ascoltare e a discutere questi momenti, in questa mattinata, in questa ora in cui iniziamo un po' la stagione 2021. Siamo il 24 febbraio, pronti a partire per una stagione che sta già prendendo una certa strada, però sappiamo che il meteo poi farà un andamento che seguiremo durante l'anno. Ci possono ascoltare anche da Clubhouse, un nuovo modo di comunicare, di connettersi attraverso strumenti informatici e social. E quindi allarghiamo la possibilità di ritrovarci in questi momenti appunto di discussione viticola italiana. Lo scorso anno è stata una lunga carrellata di settimane in cui ci siamo incontrati e abbiamo seguito passo a passo il 2020, e nel 2021 ancora di più voglio portare avanti questo momento di discussione mattiniero, che nel periodo invernale è stato posticipato alle 8:30, ma ritornerà alle 7:30. Puntuale dalle prossime edizioni. Allora, io oggi abbiamo un argomento molto importante che, come vi ho detto, lo prendiamo dall'inizio. Allora, se dobbiamo prenderlo dall'inizio, io direi che può essere interessante andare a vedere come siamo oggi dal punto di vista meteorologico italiano. A che punto è l'Italia viticola? Allora ho preparato una sintesi meteo di 30 anni di dati relativi a circa 160-180 punti viticoli italiani dislocati in varie regioni, nelle principali aree viticole italiane, DOC italiane di produzione, e questo ci permette di confrontare l'annata 2021, che la vedete qua nel settore in alto a sinistra, come un'annata in cui ad oggi l'accumulata dall'inizio dell'anno ad oggi mostra un accumulo termico nettamente superiore alla media e poco inferiore al 2016, e le precipitazioni cumulate medie italiane di poco inferiori alla media degli ultimi 30 anni, che è pari a 130 mm, quest'anno è circa 107 mm mediamente cumulati. Allora, quindi iniziamo con temperature sopra la media, che ci seguiranno anche nei prossimi giorni, e con una piovosità che non si è fatta, diciamo così, di poco inferiore. Allora, per inquadrare meglio l'Italia viticola, siamo a livello nazionale, quindi tutte le regioni viticole rappresentate in questa immagine, in cui si può vedere le regioni, zone viticole più calde, meno piovose, e le più calde, più piovose, e al di sotto di questa media, che appunto è la temperatura media di questi primi 55 giorni, 54 giorni dell'anno di 5,8 gradi, e ci sono ovviamente le regioni più fresche. Quindi qua è rappresentata l'Italia. E poi questi sono i dati meteo. Oggi è il 24, la massima prevista per oggi è a livello nazionale di 19,2 gradi, con una media però di 11,4. E quindi se la temperatura media vegetativa, la media per lo sviluppo vegetativo della vite è ritenuta 10 gradi, e 10 gradi, siamo a 1,4 gradi superiore alla media in una certa parte d'Italia, e lo rimarremo per 4 giorni.
Allora dico questo perché l'argomento di oggi è andare a approfondire gli elementi che influiscono e incidono sia da una parte allo sviluppo e alle possibilità di infezioni da parte delle agenti responsabili delle malattie del complesso del mal dell'esca, sia dall'altra però anche i mezzi di protezione. Quindi ricordiamoci che nei prossimi 4-5 giorni in molte regioni viticole saremo superiori alla temperatura di 10 gradi, che è una temperatura di riferimento per la vite. E avremo bagnature fogliari non elevate, come ore giorno, tra 1 e 4 ore giorno di bagnatura fogliare, e anche umidità al di sotto, diciamo così, della media, circa sul 70%. Questa è una sintesi, ma io a questo punto chiudo questa parentesi meteo che ci accompagnerà ogni settimana, così da poter seguire il più possibile nei vari areali come va, come sta andando, e confrontandoci col passato l'andamento meteorologico, e chiamo quindi con me in questa diretta di questo mercoledì mattina. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Bene, mi piace essere qui. Dottoressa Laura Mognai. Ecco, bene, mi fa piacere rivederti. E poi abbiamo il dottor Stefano Di Marco. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Ecco, bene. E poi qua Giovanni Rizzotti, dottor Giovanni Rizzotti, per Unione Italiana Vini. Buongiorno a tutti. Eccoci, bene, ben ritrovati. Ci eravamo già incontrati a fine stagione quasi, no? Per parlare di un progetto, del progetto Mal dell'Esca, del Mal dell'Esca, dell'importanza nel portare conoscenza e diffondere il più possibile una possibilità di lavorare insieme per poter fare un passo verso la riduzione dei sintomi, verso una comprensione maggiore di questa dannosa enteropatia, un punto di quelle che incidono sia quantitativamente che qualitativamente nei vigneti di tutta l'Italia, ed è stato il motivo per cui Unione Italiana Vini ha deciso di attivare, di promuovere con forza una sua iniziativa a cui qua i presenti collaborano ognuno per le proprie competenze, e quindi lascio la parola adesso e chiedo a te Giovanni parlarci di questo, brevemente, di questo progetto Mal dell'Esca dell'Unione Italiana Vini. Sì, grazie Giovanni, ne parlo brevemente perché poi lasciamo molto spazio alla parte di cui al tema di oggi, che è quello degli interventi in questo periodo per la prevenzione e per l'osservazione dei sintomi. Sì, Unione Italiana Vini nel 2019, su suggerimento e in collaborazione con appunto Laura Mugnai e Stefano Di Marco, ha pensato di promuovere questo programma di monitoraggio del mal dell'esca, delle malattie del legno, in particolare del mal dell'esca, perché come è noto, insomma, il mal dell'esca è una malattia molto grave, causa dei danni economici molto elevati, probabilmente i più elevati fra tutte le malattie che colpiscono la vite, e malgrado questo non è ancora sufficientemente percepito il danno e la gravità di questa malattia. E quindi si è sentita la necessità di chiedere la collaborazione di tutti i soci di Unione Italiana Vini, sono 500 produttori di vino in Italia, grandi aziende, generalmente rappresentano il 70% dell'esportazione di vino italiano, di chiedere alle aziende di collaborare per raccogliere dati. Per conoscere meglio questa malattia serve una raccolta di dati importanti, con l'obiettivo di arrivare a delle indicazioni di buone pratiche di prevenzione e buone pratiche di difesa, secondo le conoscenze che proprio in questi anni stanno maturando nel mondo scientifico internazionale. E qui appunto, i rapporti con Laura Mugnai e Stefano Di Marco sono fondamentali.
Quindi raccolta dati, servono molti dati per conoscere la malattia, ci sono diversi studi che si sono svolti in Italia anche nel periodo recente, sono stati spesso degli studi anche approfonditi, ma a carattere magari locale, magari più episodico. Si sentiva la necessità di avere una visione complessiva di quello che avviene in Italia, di come si diffonde la malattia in Italia. Quindi come si diffonde in funzione delle regioni viticole, dei vigneti, delle varietà, dei porti innesti, dell'età, delle forme di allevamento, del clima, insomma di tutta una serie di cose. I dati sono davvero molti da elaborare, da esaminare, e quindi serve una database molto importante. La collaborazione quindi delle aziende è fondamentale, ci chiediamo la collaborazione non solo dei soci di Unione Italiana Vini, ma di tutto il mondo vitivinicolo italiano, e quindi magari avremo anche modo di riparlarne nel corso di questo incontro, però insomma sin da ora dico che chi è interessato a partecipare a questo progetto, se mette in contatto con Unione Italiana Vini, ci mandi una mail, abbiamo un ufficio di segreteria, Valentina Eller, Unione Italiana Vini, v.ellero@uiv.it, o Erica Marogna, e.marogna@uiv.it, ai quali si possono rivolgere per vedere come collaborare e che cosa serve. Mi fermo qui per il momento, poi lasciamo la parola ai nostri esperti della malattia, che è questo anche che vogliono sapere i nostri ascoltatori di oggi. Si sente? Sei senza voce, Giovanni. Giovanni, sei senza voce. Scusa, eccomi. Ti ringrazio, Giovanni, di aver appunto ricordato il progetto del Mal dell'Esca nazionale, appunto un progetto che coinvolge tutti a livello nazionale, chiunque abbia l'interesse ad avere informazioni, avere un contatto diretto con la ricerca, avere a voler contribuire a portare la propria parte nella ricerca italiana, affinché possiamo trovare e sicuramente raggiungere una comprensione maggiore e quindi possibili soluzioni più adattate, e oggi anche parleremo di questo. Quindi io introduco Laura e Stefano con questa immagine che rappresenta che cosa? Al di là delle parole scritte che sono molto importanti, è il concetto che questa ampelopatia, questa malattia della vite, che riguarda il tronco, una malattia del tronco, del legno, ed è sia del legno e anche può muoversi all'interno dei vasi, quindi appunto ha una certa complessità da tanti agenti patogeni, ed è anche influenzata da diversi fattori, e quindi fattori che partono dalla piantagione, quindi dall'impianto, quindi la vera momento, le scelte giuste devono essere fatte all'impianto, e poi ovviamente durante lo sviluppo vegetativo ogni anno sono richieste delle attenzioni. Non si può pensare, non penso assolutamente, che ci sia un'unica strumento, mezzo, tecnica che permette di risolvere la situazione, ma soltanto una visione di insieme, come si dice, una visione globale, una visione olistica, cioè dei vari elementi. Allora stamattina ci concentriamo su uno o alcuni di questi elementi, che sono quelli che si devono prendere in considerazione all'inizio stagione. Però lascio parlare Laura, quindi chiedo a te il primo intervento per poi dare la parola anche a Stefano, ovviamente, e sentitevi anzi nel dibattito di poter intervenire al di là del momento dedicato. Vai Laura, a te. Buongiorno di nuovo. Come abbiamo visto, sono moltissimi i fattori che vanno a influire su questa malattia, e su cui però dobbiamo operare uno per volta, ma vanno veramente presi in considerazione tutti insieme. Un fattore ulteriore di complessità in questa malattia è il fatto che i patogeni che sono coinvolti sono moltissimi.
Giustamente Giovanni Rizzotti aveva parlato di malattie del legno. Noi siamo sempre molto impressionati dal mal dell'esca perché lo vediamo, e in Europa lo vediamo in una maniera particolare, perché si manifesta molto chiaramente con i sintomi fogliari. Ma in realtà il mal dell'esca è una delle malattie del legno, ce ne sono altre numerose e presenti tutte in Europa e quindi anche in Italia, che si manifestano invece con deperimento, con morte degli speroni, con cattivo attecchimento delle piante nelle prime fasi, con necrosi che determinano nel legno, che determinano un malfunzionamento quindi della pianta, anche senza portare sintomi fogliari. Quindi oltre a quello che vediamo nelle nostre piante c'è anche tanto altro. E questa complessità porta alle difficoltà della gestione, perché funghi diversi hanno esigenze diverse, climatiche, in generale, insomma, tutto il loro ciclo è diverso, le forme di riproduzione sono diverse. E quindi la gestione complessiva, agire su tutti questi fattori è veramente importante, proprio perché bisogna comunque sempre aiutare la pianta a ridurre il più possibile l'effetto di questi patogeni, che d'altronde un po' ci saranno sempre, perché noi comunque creiamo di proposito delle vie d'ingresso per i funghi del legno. Sono funghi che vivono nel legno e noi tagliamo la pianta e apriamo i vasi, e sappiamo che la vite non cicatrizza come altre piante, riempie i vasi di gel, di sostanze di difesa, ma non è una gran difesa, non è efficiente, e più è grande la superficie di taglio e più sono i vasi che non riescono a ostacolare l'ingresso di patogeni. Ecco, questo direi che come primo quadro delle difficoltà davanti a cui ci troviamo non è male. Quindi cominci già a rispondere ad una delle domande che avevo preparato, no? Che è quella appunto sulla potatura, però quella ve la ripropongo dopo. Io adesso così andiamo in una sequenza anche collegata alle condizioni meteoclimatiche. Quali sono le condizioni meteoclimatiche ottimali che permettono la diffusione delle spore dei funghi che attualmente sono ritenuti quelli responsabili del mal dell'esca? Quindi si conoscono condizioni che li favoriscono, momenti della stagione? Allora, ecco, qui torna benissimo il fatto di aver fatto questa introduzione un po' terroristica. Ma il fatto è proprio questo, che i funghi coinvolti in queste malattie, e intendo anche nel mal dell'esca, perché anche nel mal dell'esca abbiamo dei patogeni principalmente collegati, ma ce ne sono altri che hanno comunque un ruolo anche nella manifestazione delle fogliare. Il fatto che sono diversi porta ad avere anche, come accennavo, condizioni meteoclimatiche ottimali diverse. Ad esempio nel caso dell'eutipa, che ha un tipo di riproduzione soltanto sessuata, quindi forma soltanto periteci, che sono molto condizionati dalle condizioni climatiche, il periodo di volo delle spore è molto più limitato fino all'inizio della primavera. Ci sono altri funghi invece, come ad esempio questi vascolari coinvolti nel mal dell'esca, che possono essere presenti tutto l'anno. Quindi questo vuol dire che potete raccogliere spore a novembre, a dicembre, a gennaio, non in tutti gli anni nello stesso modo, perché è un insieme di elementi che porta, di temperatura, di umidità, di giorni, di pioggia che ci sono stati, che porta alla maturazione di queste strutture. Però ecco, questi sono fattori che variano molto, e quindi funghi diversi possono avere nello stesso anno voli delle spore diversi, o gli stessi funghi in anni diversi possono avere voli delle spore diversi, e questo è condizionato dall'annata, dalla situazione geografica. Certamente le piogge sono un fattore favorevolissimo, perché la maggior parte di questi funghi, cioè anzi direi tutti questi funghi, si riproducono con strutture
chiuse, picnidi o periteci, qualcuno come Femonella e Ferremonium, anche come ife che producono direttamente conidi, però la cosa più frequente, soprattutto nella stagione invernale, che è quella più coinvolta nei fenomeni di potatura, sono forme di resistenza, quindi sono più frequenti picnidi o periteci, e queste sono strutture che si gonfiano con l'acqua, con la pioggia, e in quell'occasione buttano fuori le spore. Quindi in generale le piogge sono un momento di picco del volo delle spore. Io dico in generale perché sono stati registrati buone raccolte di spore in California, in zone aride, in assenza completa di pioggia. Quindi un messaggio importante è che ci sono delle condizioni che favoriscono, che aumentano la probabilità di volo delle spore. Sicuramente le piogge lo sono nel nostro ambiente in modo importante, però il rischio di volo delle spore c'è comunque sempre. Ci possono essere condizioni microambientali particolari per cui sono state raccolte spore anche di estate, anche in estate, ecco, per dire. Grazie. Allora, Stefano, tu su questo argomento volevi aggiungere qualcosa? Altrimenti io ho anche ovviamente altre domande. No, io aggiungere no, perché altrimenti diamo un quadro veramente un po' sconfortante, quindi io vorrei essere più prosaico e passare a nel caso intervenire su quello che realmente poi si può fare di fronte a una situazione così complicata, ecco, solo per tranquillizzare anche per certi versi e anche stimolare chi ci ascolta in una direzione tale per cui fatte, cioè operate certe, per così dire, pratiche, si possono comunque ottenere certe risposte, perché altrimenti c'è una situazione nella quale sembra che la malattia abbia il sopravvento e lascia una idea nelle persone che bisogna solo tentare di conviverci sperando che vada bene. In realtà questo tipo di convivenza deve essere accompagnata da delle misure, perché altrimenti c'è sempre questa idea che ah beh, l'abbiamo, ci dobbiamo convivere, buonanotte. Ecco, quindi no, no, assolutamente, anzi sulla parte epidemiologica, ecco. Ecco, allora io ti metto subito questa: quali sono le vie di ingresso nella vite? Perché allora, se abbiamo detto che le spore responsabili, le spore dei funghi, quindi da picnidi e periteci principalmente, che sono favorite dai periodi piovosi, che però sono state, ecco, le temperature, Laura adesso o Stefano, no, le temperature, però ci saranno delle temperature più favorevoli, cioè durante l'inverno, adesso abbiamo visto che siamo in una temperatura media di poco sopra i 10 gradi, ma eravamo a 5 gradi negli ultime settimane, o la media degli ultimi 40 giorni è stata 5 gradi e 6, no? Quindi le temperature forse anche incideranno sulla presenza. Vuoi dire tu? No, vai, vai. No, dico, la temperatura, bisogna fare un distinguo tra le temperature alle quali i funghi comunque vivono e sono presenti, rispetto a delle temperature nelle quali, cioè, diventano efficaci, cioè iniziano magari questo processo infettivo. Quindi una delle cose che si diceva è che i 10 gradi, per esempio, rappresentano una buona, già un buon inizio per questi funghi per attivare l'infezione. Quindi adesso siamo sicuramente in una fase critica, entrando molto nel pratico, diciamo così. Perfetto, quindi, perfetto. Infatti, una delle cose che si faceva quando non c'era nessuno strumento di difesa era che l'inverno freddo alla fin fine poteva anche essere a noi favorevole, perché in quel caso non era freddo solo per la pianta o per noi, ma era freddo anche per i patogeni. Quindi certo, un conto è la conservazione, un conto poi è l'avvio dell'infezione. Quindi se le temperature, ecco, le vie d'ingresso, sulle vie d'ingresso la parola chiave è la ferita. La ferita è la parola attraverso la quale noi ragioniamo, ferite anche per gelate, per grandinate, considerando il fatto che questi patogeni possono potenzialmente essere presenti
praticamente sempre, e quindi anche considerare la gelata, la grandinata, anche una potenziale problematicità, però la vera ferita è rappresentata ovviamente dalle ferite di potatura. Dopo io diciamo entrerei nello specifico, ecco, questo rapporto tra la superficie media e l'aumento delle vie, è chiaro che sono funghi per lo più tracheomicotici, cioè entrano nei vasi, quindi potenzialmente più larga è la ferita, più ci sono possibilità, come aveva detto prima Laura Mugnai, che avvenga l'infezione. Però già la ferita di potatura è, direi, la classica forma di ingresso, tant'è che quando noi testiamo anche delle infezioni per poterle studiare, eccetera, utilizziamo alcuni microrganismi e inoculiamo delle ferite di potatura, perché quella è la strada che ci consente anche di conoscere eventuali, per così dire, forme di protezione, reazione della pianta e quant'altro. Quindi direi che la ferita di potatura è la chiave d'ingresso classica nel vigneto. Quindi, se questa è la via d'ingresso, è la superficie, sì Laura, giusto volevo dire questa cosa, quindi io posso, per fare una misura precisa, oggettiva, potrei, se avessi la possibilità, misurare la superficie in centimetri quadri di tagli di potatura di una vite ed essere quella la mia misura di vie d'ingresso? Dico una cosa giusta? Beh, insomma, se sono, c'è una diretta proporzione fra la larghezza del taglio, diciamo, e l'entità, la lunghezza della colonizzazione, quindi più è grande il taglio, più è grande il cono di disseccamento, come si chiama ormai comunemente, quindi la zona che naturalmente necrotizza, ma è anche più facile che ci siano infezioni. Noi abbiamo fatto una volta con una tesi, uno studio approfondito misurando i diametri delle ferite. Le ferite più grandi erano quelle più colonizzate. Le ferite più piccole invece riuscivano a bloccare l'infezione più facilmente. Quindi più che la superficie totale, perché se fai tantissime ferite piccole hai comunque meno probabilità di infezione che se fai poche ferite molto grandi. Ecco, questo rimane. Okay. Volevo aggiungere una cosa sulle ferite, che come diceva Stefano, le ferite di potatura sono certamente l'ingresso principale, però le ferite sono un problema in generale. Ad esempio, riguardavo l'altro giorno dei dati che avevamo raccolto quando, vi ricordate, abbiamo fatto un progetto MESVIT, un progetto interregionale anni fa, che ha coordinato l'Università di Firenze, ma ha coinvolto un po' tutte le regioni. E in quell'occasione avevo fatto un'analisi con dei giovani collaboratori di 9 piante di età fra i 4 e i 6 anni che avevano sintomi fogliari di tigratura. Di queste 9 piante con sintomi fogliari, 5 avevano delle infezioni da carie, solo 5 avevano infezioni da carie, piccole a quel momento, erano piante giovani, ma tutte nel punto d'innesto, che provenivano da ferite di spollonatura. Quindi le ferite di spollonatura sono anche un'altra fonte di ingresso che tendiamo ad ignorare, ma che in realtà sono spesso pericolose, forse proprio. E spesso ci si trovano questi agenti di carie che hanno evidentemente più bisogno dell'umidità che ci può essere vicino al terreno, l'erba, stagione, anche temperature forse un po' più calde, e sono, ecco, un problema. Poi senza contare i tagli che facciamo in vivaio, da dove iniziano le infezioni, anche lì ci sono delle infezioni importanti e presenza dei patogeni, degli stessi patogeni che poi troviamo in vigneto. Però quello è un altro aspetto. Sì, infatti uno degli elementi in quella slide che mi hai appunto gentilmente messo a disposizione, che ho proiettato prima, c'è proprio tutta l'importanza del materiale vegetale, sia genetico ma anche di realizzazione, no? della barbatella, ma quello magari lo vedremo un altro momento. Io volevo rimanere adesso sempre sulla potatura. Quindi questi coni di disseccamento rimangono sensibili per quanto tempo? C'è un tempo in cui, da quando lo
realizzato a magari, non so, 10 giorni, 50, si disidrata pian piano, no? Da quando l'ho effettuato il taglio. Non lo so, ci sono informazioni su questo ambito? Allora, specifiche sui coni di disseccamento, no, non è stata fatta una relazione fra il cono di disseccamento e l'infezione nel tempo, è stata fatta una relazione fra le ferite inoculate in tempi diversi e si è visto che dopo 4 mesi si infettano. La sensibilità, la suscettibilità della ferita diminuisce col tempo, quindi più è fresca e più si infetta. Ma nel tempo, anche se si dissecca la parte superficiale, comunque le infezioni possono verificarsi. Però ecco, questa è un'informazione, più è fresca, più si infetta, più passa il tempo dal momento della potatura, riduce una sua possibilità di essere, anche se non si annulla, non si annulla, ma si riduce. Si riduce, sì, questo certamente. Stefano? Sì, sì, è così, cioè... Poi il cono di disseccamento è una reazione sostanzialmente, quindi non è che abbia una sensibilità specifica, cioè quello che conta è l'arrivo della spora e il trovarsi davanti una situazione pervia al 100% all'inizio, che via via naturalmente perde in questa, però persiste per tanto tempo, cioè i 4 mesi significa, sono state fatte delle prove per esempio anche in Sardegna dai nostri colleghi, ma un po' dappertutto, anche noi le abbiamo fatte, nelle quali al 4° mese comunque un minimo di infezione c'è. Quando l'infezione poi entra, lì resta. Cioè questo è un altro messaggio. Certo, grazie, chiaro. Allora, abbiamo queste, siamo in un momento in cui le potature si stanno ultimando in gran parte d'Italia, le temperature le abbiamo viste, non sono previste piogge nei prossimi giorni, questo è il quadro. Alcuni tagli, ferite di potature effettuate alcuni mesi, 2 mesi fa, 1 mese fa, di fatto sono ancora tutti sensibili, no? Perché al massimo, voglio dire, hanno 2-3 mesi, no? Chi ha iniziato a potare a dicembre, gennaio, febbraio, quindi sì, siamo ancora all'interno dei 3 mesi addirittura, quindi abbiamo la sensibilità, gran parte sono proprio più recenti. A questo punto, a livello internazionale, si è cercato e si è trovato una possibilità di proteggere queste ferite effettuate, che si vengono effettuate normalmente sulla vite nel momento in cui si fa la potatura, che tra l'altro possono essere sia sul cordone permanente, nei cordoni speronati, sulla testa del tronco della vite per tutte le forme a capo rinnovato, ma anche lungo il tronco, perché di fatto qualche volta durante l'operazione di potatura si va anche a rifinire eventuali polloni o succhioni che si sono sviluppati nella seconda parte della stagione, che non erano stati asportati, e adesso nell'occasione dell'inverno si rifinisce l'asportazione, no? Quindi si fanno diversi tagli lungo tutte le strutture stabili, no? sulle nostre viti in vigneto. Quello che è sembrato da tutte le prove sperimentali, ma me lo direte voi, si è dimostrato in diverse situazioni, anche molte italiane, estere, eccetera, è quello l'utilizzo di funghi appartenenti al genere Trichoderma. Sì. E su questo argomento siamo tutti d'accordo? Sì. Nel senso, se il Trichoderma è una soluzione efficace? Sì, nel senso che questo è lo stato di fatto. Sì, nella stragrande maggioranza sì. Anche perché scusa Laura, andrebbe specificata una cosa. La nostra premessa è quella di dire che le ferite restano pervie per mesi. Allora occorrerebbe o ripetere costantemente dei trattamenti, perché dei prodotti sono stati testati e si è verificata una certa efficacia nel contenere, sia a livello di laboratorio in maniera molto molto più alta anche del Trichoderma, sia in campo l'infezione. Però il problema è che questi prodotti hanno, come tutti i prodotti chimici, una persistenza relativa, penso anche al rame, per dire. Allora, certo. Perché si è arrivati al Trichoderma?
perché l'idea era quella di riuscire a colonizzare la ferita con un qualche cosa, quindi a proteggere la ferita con un qualche cosa che riuscisse a permanere su questa ferita per tanto tempo e non la danneggiasse, e al tempo stesso riuscisse a contrastare, non voglio dire nella stessa forma di un prodotto chimico, però a contrastare l'ingresso dei patogeni. Cioè la base dell'utilizzo del tricoderma è questa. Il fatto è che sono stati condotti diversi studi per tanti anni, prima su un prodotto, poi anche su altri, che si sono dimostrati effettivamente interessanti nel cercare di contenere l'ingresso delle infezioni, soprattutto partendo da vigneti giovani, perché il vigneto più è giovane meno ha la possibilità di essere già infettato. Quindi altra cosa da sottolineare è che il tricoderma agisce sulle nuove infezioni, cioè nel momento in cui noi lo diamo, quindi noi lo applichiamo, da lì in poi esercita un effetto, perché impedisce alle nuove infezioni di entrare. Quindi diciamo che la base teorica dell'utilizzo del tricoderma è quella, cioè a fronte di infezioni che hanno sensibilità prolungate, cioè infettività prolungata, dobbiamo trovare un prodotto che in maniera altrettanto prolungata riesca a proteggere la pianta. Allora, sì, va ricordato, questo... scusami, sì. Va ricordato che c'è anche un prodotto che è stato messo sì. a punto a base chimica che sì. offre questa garanzia. Ecco, perché proprio la durata della protezione è per questo tipo di malattie importante, perché sono tanti funghi che hanno cicli diversi, che possono attivarsi in momenti diversi, e quindi non c'è un momento in cui dico proteggo, io faccio il rilievo delle infezioni di Fiammoniella, quando non ho le infezioni di Fiammoniella sono tranquillo, no, perché magari ti partono le diatripace, ti partono le botulosferiace, e quindi c'è il doppio problema di tanti momenti di infezione e una suscettibilità prolungata. Infatti quindi, il prodotto a cui si riferiva Laura e il tricoderma garantiscono, offrono per così dire uno spettro d'azione ampio. Quindi possono certo. agire sull'un fungo e sull'altro. Certo, io per, diciamo così, filosofia, credo che se abbiamo due prodotti, uno di origine che si trova già in natura e uno che non si trova in natura, io preferisco il primo. Per filosofia mia, tanto è personale, quindi non dico niente di male a nessuno. E quindi, visto che i tricodermi mi danno una certa... e questa è stata la prima domanda, garanzia di un risultato, cioè non lo faccio per niente, ho delle evidenze scientifiche per cui un'erorazione sulle ferite potatura mi riduce la presenza negli anni di una certa percentuale di piante sintomatiche, direi che è un aspetto molto interessante, visto che è un'evidenza scientifica. Quindi, se vogliamo, scusate, qual è, quindi, in merito all'utilizzo del tricoderma, focalizziamoci su questo qua, io voglio focalizzarmi su questo, qual è la fase fenologica ottimale, pianto giorni dopo la potatura per irrorarlo? Quindi se ho i tricodermi a disposizione, ci sono indicazioni su questo? Allora, dico io una cosa che non vorrei che sembrasse banale, ma è importante. A fronte del fatto che ci sono tre tricodermi registrati, cioè tre formulazioni di tricoderma registrate contro la malattia, la prima cosa da fare è guardare l'etichetta di queste formulazioni. E diciamo che in ogni caso, dato che per essere prosaici, insomma, e pratici, si dice dopo la potatura. Cioè nel momento in cui io creo la ferita, è chiaro che io posso applicare il tricoderma. Ora, qui scatterebbero 50.000 domande, perché uno dice io la potatura la faccio in 2 mesi, io la potatura la faccio... Cioè è chiaro che il concetto di fondo è creo la ferita e tratto. Poi dopo, a buon senso, chiaramente ognuno deve declinare questo tipo di concetto nella propria realtà.
viticola, perché chiaramente se uno fa un filare poi va fuori perché è un certo tipo di viticoltore, altri riescono a dare continuità a questo tipo di operazione, allora è chiaro che il trattamento in ogni caso va fatto dopo la potatura, più che in una fase fenologica, perché inizialmente su certi tricodermi si era visto che il riferimento del pianto era un qualcosa che consentiva al tricoderma poi di mantenersi meglio. Adesso questa cosa è stata superata anche grazie al miglioramento delle formulazioni e anche grazie alla disponibilità di altri tricodermi, e quindi questa situazione, per così dire, è ancorata all'effettuazione della potatura. Cioè tu porti, sì, e tratti. Sì, allora vorrei dire che scusami, che se poti a novembre, ci possono essere un sacco di spore a novembre, anche sì, a novembre è importante, certo, il tempo di funghi, è importante proteggere anche a novembre, cioè la potatura, il taglio fresco che ha la massima suscettibilità, quindi uno prima protegge e meglio è. Esatto. Se fa passare del tempo ha permesso a qualche possibile spora di entrare, ma siccome si tratta di ridurre la probabilità di infezioni e non di eliminarla, perché non ce la potremmo fare mai eliminarla completamente, si tratta proprio di un calcolo di vantaggi e svantaggi, no? Se uno ha la possibilità, prima protegge meglio è, se no qualche infezione ci potrà essere, però da lì in poi le infezioni successive saranno ridotte. Ok, però io ricordo anche la considerazione di prima, per cui 10 gradi di temperatura media giornaliera sono una soglia non solo per la vite ma anche per i funghi, quindi voglio dire, se dovessi scegliere e posso sentirmi relativamente più tranquillo durante il mese di gennaio in cui ho 5 gradi medi o secondo della media italiana 5,2, piuttosto che, no, più avanti, ecco, quindi io la temperatura la terrei in considerazione. Infatti la temperatura, quindi, esiste un orario della giornata per effettuare una irrorazione mirata che favorisce la germinazione? In quanto tempo germina un tricoderma irrorato sul legno della vite? Allora, una cosa che va detta, ovviamente anche qua ci sono indicazioni di etichetta che sono relativamente differenti magari tra un formulato e l'altro, anche perché i ceppi di tricoderma possono essere attivi a determinate temperature. Quello che posso dire è che il tricoderma può vivere tranquillamente anche sotto zero, non è un problema di temperatura, ma la temperatura attiva canonica, per così dire, per la maggior parte dei tricodermi sono i 10 gradi. In alcuni casi si dice almeno per 5 ore, in altri un po' più stabilmente. C'è un tricoderma che agisce anche a 5 gradi, stando ovviamente alla sperimentazione che è stata condotta. Quindi io parlerei di temperatura efficace più che orario e quant'altro. Quindi dai 10 gradi in avanti noi abbiamo fatto diverse prove anche in laboratorio e abbiamo visto che il tricoderma resiste tranquillamente anche al di sotto di queste temperature, però l'efficacia, quindi il fatto che riesca a crescere e ad agire secondo i diversi meccanismi d'azione che possiede, sono un pochettino legate attorno ai 10 gradi. Qua rimarco quanto diceva prima Laura, cioè il fatto che in novembre abbiamo delle temperature più miti, quindi in questo caso se le potature vengono effettuate in novembre non bisogna avere paura che poi in inverno vada sotto zero, eccetera. Poi in funzione di quelli che sono i tagli successivi o potature successive che vengono fatte, si può anche ripetere il trattamento, ecco, quindi non è che ci siano delle indicazioni precise, uno deve poi modularlo in funzione di quella che è la sua situazione di conduzione colturale della pianta, ecco. Però diciamo che i 10 gradi e 5 per un tricoderma sono la temperatura attiva, cioè la temperatura utile. Quindi le ore del giorno, avendo almeno 5 giorni e 5 ore di 10 gradi, è chiaro che noi più li spostiamo nella parte centrale del giorno, meglio è. Questo è naturalmente sono deduzioni più tecnico-pratiche, ecco, che scientifiche.
Però sono quelle che ci interessano, Stefano, ed sì, interessano tutti quelli che ascoltano alla fine. Io lavoro spesso su questo. Però vogliamo fare le cose ottimali, non approssimative, quindi certo, ecco che... Certo. E questo è il motivo delle domande anche, no? Quindi sempre su questo, quindi ci sono particolari accorgimenti su quantità, qualità della distribuzione, anche se la quantità ovviamente sappiamo essere detta dall'etichetta, e quindi le prove che le hanno originate hanno definito una quantità di etichetta, va bene, però la qualità della distribuzione, non so, ci sono delle osservazioni in merito a questo? Perché io potrei appunto aver pensato di aver irrorato, ma magari sulla mia superficie di taglio non c'è arrivata la quantità sufficiente. Esatto. Cioè, su questo ci sono e andrebbero rispettate, perché quando vengono indicate significa che al di sotto di quanto viene detto l'efficacia del trattamento è più approssimativa, perché qui trattasi di applicare una sospensione di spore che deve germinare e crescere sulla ferita. Allora, la cosa che dico io, nell'etichetta ci sono anche compatibilità, conservabilità in magazzino, cioè ci sono tante indicazioni che devono essere tenute presenti, perché qui, ripeto, non abbiamo un prodotto chimico, abbiamo un prodotto che sonnecchia nella scatola, ma è vivo sostanzialmente. Quindi per renderlo vivo realmente occorre una buona... fornitura di acqua, diciamo così, cioè noi dobbiamo vedere i nostri tralci sgocciolare da questo punto di vista, cioè dobbiamo verificare che la nostra sospensione fungina, in questo caso del fungo buono, cioè del tricoderma, alberga sulla ferita, sui tralci, eccetera, con grande abbondanza, e questo fa sì che abbia acqua a sufficienza per poter non solo germinare ma anche colonizzare il legno e nel caso specifico la ferita fresca, se è possibile. E in questo modo abbiamo visto che il tricoderma persiste per mesi, quindi riesce a colonizzare la ferita per mesi. E questo è ciò che ci garantisce una buona soluzione e quindi efficacia rispetto alle infezioni. Comunque insisto, qui non trattasi di prodotto chimico, che c'è un'azienda che lo ha messo a punto e magari può garantire una efficacia basata sull'uccisione, per così dire, diretta del patogeno. In questo caso noi abbiamo un'azione prolungata di un microrganismo che va a disturbare l'eventuale ingresso delle colonie, cioè noi immaginiamo che questa ferita è il luogo attraverso il quale l'infezione avviene. Quando arriva la spora di un fungo dell'esca, trova la ferita occupata da un qualche altro microrganismo che è anche abbastanza prepotente da questo punto di vista, cresce bene, ha diversi sistemi per potersi difendere e annullare un successivo ospite. E quindi in questa forma, cioè di bagnatura ben fatta, di abbondanza, per così dire, di acqua che contiene la sospensione, abbiamo la soluzione migliore. Poi nelle varie etichette si legge dai 200 ai 400 litri ettaro di formulato, però in questo caso si entra in un sistema che è semplicemente alla lettura dell'etichetta. Sotto quella volume d'acqua ci sono delle difficoltà, questo è certo. Purtroppo, e così chiedo anche a Laura, no? Purtroppo, Stefano, questa cosa delle etichette, sai, dobbiamo anche fare una lettura critica. Allora, certo, la prima critica che faccio è: l'ettaro cosa mi vuol dire? Non sto mica trattando il terreno, no? Cioè, io in un ettaro di vigneto posso avere 7.000 ceppi, 2.000 ceppi, 9.000 ceppi, e io sto irrorando una certa superficie in centimetri quadri di legno, quindi io direi che quella dovrebbe essere la misura, almeno il metro lineare. Quindi ecco che qua la prima riflessione io la farei rapportando il dosaggio a ettaro, ma poi modificandolo in funzione dei miei metri lineari, perché non posso pensare che sia uguale se la dose è stata calibrata esattamente per centimetro quadro di superficie ed è stata testata. Non può essere che così, no? Laura, cosa dici?
No, certamente, sull'etichetta lo sappiamo che ci sono tanti miglioramenti possibili che faciliterebbero molto su tutti i prodotti. Qualcosa si sta facendo, ma proprio queste indicazioni a ettaro sono spesso un problema. Quindi sì, è un miglioramento che sarebbe opportuno, sono d'accordo, perché certamente quello che importa è la superficie che viene colpita. Comunque è indicato, i litri ettaro sono indicati. Sì, però sono ettaro, come sta dicendo lui, ettaro non vuol dire, non è direttamente collegata alla superficie. Perché io penso che molto, come nella difesa dalle altre ampelopatie importanti della vite, peronospora, oidio e black rot, eccetera, l'importanza di dare la concentrazione giusta per metro di parete o superficie, e questo è in evidenza che purtroppo si scontra con le etichette, ma è un problema delle etichette, dopo tutto, non è un problema del produttore, perché uno si dovrà adattare. Allo stesso modo, oggi parliamo di tricodermi, vorrei dare la miglior e arrivare insieme alla definire un best practice per l'applicazione di tricodermi per mettere e coprire al meglio una delle possibilità di prevenzione del mal dell'esca, di controllo alla fine del mal dell'esca. Poi abbiamo tutte le altre, ma oggi parliamo di questa. Allora, ecco che curare l'irrorazione, la qualità della distribuzione, modificando anche la dose sulla base del sesto d'impianto, perché appunto, quindi qua c'è tanto da fare, perché se penso a quanta deriva c'è nel fare un trattamento invernale, cioè, qua penso che ci sia, ecco perché non so, ci sono delle spore per centimetro quadro di tricoderma ottimali testate scientificamente, ve lo dico, guarda, devono arrivare almeno X per centimetro, forse le concentrazioni saranno... No, l'etichetta si difende dicendo, per esempio per un prodotto, magari non è necessario dire quale, ti danno la concentrazione, cioè 250 grammi per quintale, per dire, tu lo devi sciogliere in quel modo, devi darne almeno 400 litri in un ettaro, almeno vuol dire che se uno ha delle viti più con sessi di impianto differenti, più sviluppati, eccetera, eccetera, ne darà di più mantenendo i 250 grammi di formulato per 100 litri. E l'azienda dice almeno danne 400 litri in un ettaro, almeno. Poi è chiaro che uno, avendo un certo tipo di viti, rallenta, no, la marcia del suo atomizzatore o della lancia, se usa una lancia, eccetera, e si accerta che ci sia questo tipo di presenza della sospensione sul legno. La cosa importante è quella, c'è anche una foto abbastanza bella che viene ogni tanto proiettata da noi quando facciamo seminari, eccetera, in cui si vede il rametto con la ferita di potatura che ha la goccia e che rimane per tensione superficiale sulla ferita, però il rametto quasi sgocciola, ecco, quindi deve essere veramente irrorato bene. Ecco. Tant'è che le formulazioni servono anche ad aiutare a far partire presto il tricoderma, a farlo aderire per certi versi anche in maniera un pochettino più efficace e così via. Laura, ci sono altre condizioni che favoriscono lo sviluppo del tricoderma sul legno della vite? Abbiamo detto temperature superiore ai 10 per 5 ore, la bagnatura deve arrivare, c'è qualcos'altro che possiamo fare per rendere ottimale questa irrorazione e quindi la crescita della colonia? No, veramente non saprei. Una volta che l'irrorazione è stata fatta, sono stati anche provati degli zuccheri da aggiungere alla soluzione per migliorare l'attecchimento, ma alla fine si è visto che il tricoderma attecchiva bene comunque, e quindi no, sulla ferita fresca attecchisce ancora meglio sicuramente, perché ci sono più nutrienti, ma comunque la colonizzazione c'è, abbiamo provato anche a fare trattamenti in momenti diversi. Ok. Quindi no. Sì, confermo. Altre misure di prevenzione che posso mettere in atto per ridurre i sintomi del mal dell'esca? Perché poi quest'estate parleremo magari di andare ad estirpare, però prevenzione, quindi non so,
vigoria. La vigoria. Beh, questo, questo è un fattore noto, sia fra le cultivar, c'è differenza fra le cultivar più vigorose e meno vigorose nella manifestazione, quindi questo è un po' di suo. Sappiamo che il ristagno idrico favorisce la manifestazione dei sintomi, quindi a parità di infezioni nelle zone dello stesso vigneto dove c'è un maggiore ristagno idrico genero più sintomi, come succede d'altronde per le stagioni più piovose, però la spioggia non si può spostare, quindi quella non la possiamo prevenire molto. Quindi possiamo prevenire nel senso che la pianta sia in buon equilibrio, come si diceva, il fatto di avere una buona nutrizione e biodiversità nel terreno, tutti questi elementi che favoriscono la buona salute della pianta, diciamo. E poi ci sono anche dei trattamenti che sono stati sperimentati pubblicati con ottimi risultati. Non so se ne vuoi parlare te, Stefano, che ci hai lavorato di più. Ma sì, io come piccola premessa dico che la manifestazione del sintomo è anche ovviamente proporzionata, cioè non è correlata, perché sennò direi una cosa inesatta, alla quantità di inoculo che c'è e potenziale nel vigneto. Quindi una delle cose da fare, che sono le famose misure agronomiche, però io qua vorrei declinare proprio un interesse specifico, è portare fuori quanto più possibile del materiale che possa essere infetto. Cioè una delle cose che perlomeno negli areali viticoli dove operiamo noi, che vediamo con maggiore frequenza, è la presenza di pezzi di tralci che sono incarnati nei fili e che quindi non sono stati eliminati, magari a fronte anche dell'eliminazione della pianta, e questi tralci che sono mezzi spaccati non riescono a essere rimossi se non attraverso l'uso di un seghetto o una cosa del genere, e restano quindi appesi al filo. Quelli sono una fonte di inoculo spaventoso, perché al loro interno albergano tutti i funghi dell'esca, sono tralci molto molto infetti, e quindi la rimozione è anche un modo indiretto di, abbassando l'inoculo, percentualmente avere meno possibilità di nuove infezioni. Quindi queste cosiddette misure agronomiche che vengono elencate così, io in questo caso non le vedrei in maniera così asettica, ma immediatamente verificate nelle domande che fai tu. Poi sono stati testati dei prodotti, cioè un prodotto in particolare che è un correttivo fogliare, quindi non ha un effetto contro, è un correttivo fogliare che è a base di alghe, calcio e magnesio, e in diversi areali di coltura ha espresso una propria effetto collaterale, chiamiamolo così, positivo nei confronti dell'espressione della malattia. Qui non parliamo dei funghi, qui parliamo soltanto della possibilità che ha la pianta di esprimere la malattia, e questo diventa importante perché l'espressione sintomatologica è poi correlata alla riduzione della produzione. Cioè noi sappiamo che una pianta può essere infetta, non manifestare quell'anno, e in quell'anno la produzione, diciamo in linea generale, è simile a una pianta cosiddetta sana. Quindi l'idea di poter ridurre la manifestazione dei sintomi è piuttosto importante. Questo correttivo fogliare a base di alghe, calcio e magnesio fa sì che nella foglia intervengano delle caratteristiche, maggiore presenza di granuli di ossalato di calcio, cioè sono state verificate anche in lavori che abbiamo condotto assieme a Laura e ad altri colleghi dell'Università di Teramo e di Firenze, e abbiamo visto che le foglie hanno delle condizioni tali per cui, diciamo così, le sostanze tossiche emesse dai funghi nel legno che arrivano alla foglia e quindi generano nella foglia una reazione che si trasforma poi nel sintomo e quindi fa funzionare meglio peggio la foglia, per semplificare, vengono ad essere limitate, perché all'interno della foglia si creano o delle barriere o delle situazioni, diciamo, morfo-fisiologiche, fisico-chimiche, non vorrei entrare troppo nello specifico, che hanno consentito questo tipo di effetto. Quindi questo
con questo, per esempio, con questo prodotto si in diverse annate si è ottenuta una buona anche effetto di contenimento dell'espressione sintomatologica della malattia. Sottolineo, non della malattia. Cioè qui il tricoderma può impedire l'ingresso della malattia. Questo prodotto lascia la pianta nella sua condizione patologica, non difende nulla, però fa sì che la pianta esprima una maggiore capacità di ridurre la formazione del sintomo e quindi il danno. E poi vorrei ricordare un qualcosa che è stato verificato tanti anni fa, per esempio in vigneti condotti in modo tradizionale, l'uso di fosetil d'alluminio come antiperonosporico aveva creato delle situazioni, anche queste studiate e in parte interpretate, tali per cui pianta esprimesse meno malattia. E, sono cose che abbiamo verificato noi, sono state verificate in Sardegna, in parte anche in Francia e in Spagna, quindi più o meno questa, però non ci si deve aspettare il risultato che per esempio un fosetil dà sulla peronospora, attenzione. Allora, guarda, siamo verso la fine e dobbiamo lasciare poi un chiusura sul progetto Maldellesca. Qualche domanda tra tutte quelle che sono arrivate, ne ho prese alcune velocemente. Se il patogeno entrasse da una ferita sui tranci di un anno, no? Quindi una potatura di un trancio di un anno, quanto veloce corre l'infezione per arrivare al fusto? C'è uno studio in merito? Su questo mi ricordo di aver visto prove proprio anche di laboratorio, di sezioni, no? Laura, forse? Sì, ci sono. Beh, come velocità, diciamo, per esempio, la salmonella fa, dice, da un centimetro a un centimetro e sette ogni mese. Quindi, se l'infezione è sul legno, va avanti. Devo dire che non tutte le infezioni sono positive, nel senso, anche quando noi facciamo le inoculazioni artificiali, inoculiamo 30 tralci e poi ritroviamo il patogeno che ha attecchito, pur avendo noi messo le spore sulla ferita, ha attecchito sul 60% dei tralci inoculati, ad esempio. Quindi la presenza non vuol dire che automaticamente tutte, pur essendo state inoculate nello stesso momento, si infetteranno, certo, però quelle che si infettano, il patogeno avanza. Poi c'è Giuliano, che saluto con piacere, Giuliano Preghenella. Ho letto che anche il CREA di Conegliano sta cercando di lavorare su un microvirus che dovrebbero in modo assolutamente naturale combattere quelli che sono funghi e batteri che danno poi il mal dell'esca. Lui dice, è sempre un tricoderma, io non ne conosco di questa sperimentazione, microvirus no, perché sono microorganismi, ma sono fungini, quindi... Sì, no, ci sono i funghi. Laura. Possono essere, sì, i funghi possono essere infettati da dei virus, quindi sono dei microvirus, sono dei virus dei funghi, quindi in teoria è possibile. Il problema, cioè diciamo che questo è un approccio innovativo che deve completamente essere esplorato dal punto di vista pratico, molto lontano da arrivare a una soluzione pratica, ecco, però è una linea di ricerca che sì, anche perché oggi immettere dei virus nell'ambiente, cioè il virus poi muta abbastanza in fretta, come purtroppo ci stiamo accorgendo che succede per i nostri virus, quindi, però uno studio credo che sia del dottor Chitarra e del suo gruppo. Lo studio è interessante ed è stato anche già oggetto in passato di tentativi di introdurre dei micovirus, solo che bisogna essere assolutamente certi, come per esempio siamo noi sul tricoderma, che ci restano sempre amici, ad esempio. Giusto, giusto, grazie Stefano. C'è Giorgio Faoro che dice che, visto che la spolonatura è una potenziale ferita per l'entrata dei funghi, c'è un modo migliore per prevenire il problema, attuare comunque la pratica e attuare comunque la spronatura che è necessaria. Beh, io intanto dico la mia, che devi farla quando non provochi una ferita sul tronco, quindi fare con dei germogli poco sviluppati, sicuramente, e se la fai meccanicamente non devi andare a incidere quello che è lo strato sotto la corteccia, no? Lo strato esterno, il ritidoma.
Sì, esattamente questo, perché sul tralcio verde questi funghi non attecchiscono molto. Esatto. Quindi se la ferita invece è sul legno, allora sono funghi lignicoli e allora lì avanzano. Allora, io direi che abbiamo fatto una concentrata, intensa ora di discussione su condizioni di sviluppo dell'uno e dell'altro. Quindi qua il concetto è quello di mettere insieme proprio quello che da una parte è il rischio e quindi la presenza che aumenta con certe condizioni anche appunto climatiche durante l'anno dei funghi responsabili dei conidi e spore responsabili del complesso dell'esca, e dall'altra parte quali sono le condizioni ottimali per poter fare una protezione di queste ferite che sono la via d'ingresso. Quindi per conoscere un po' meglio queste relazioni, i risultati, il monitoraggio è l'elemento chiave, quello di appunto unire, uniformare con metodo oggettivo osservazioni nel più ampio numero di vigneti possibile. Allora, in questa mattinata siete stati veramente in tantissimi ad ascoltare in diretta e tanti ascolteranno questo successivamente, ma già questa mattina abbiamo raggiunto molte zone, gran parte delle zone d'Italia, quindi questo progetto di ricerca Mal dell'Esca, di cui ci ha parlato Giovanni Rizzotti all'inizio, appunto, come promosso dall'Unione Italiana Vini e in collaborazione con Bologna e la App for Grapes, che fa da strumento di monitoraggio. Questo è quello che io metto a disposizione, oltre al fatto di avere metodo nel monitoraggio per avere qualità dei dati osservati, così che si possano fare appunto delle deduzioni, come in parte abbiamo anche fatto questa mattina, unendo osservazioni e informazioni, forse sicuramente facciamo un passo avanti. Giovanni, se vuoi aggiungere qualcosa dell'Esca nazionale, progetto nazionale di Mal dell'Esca. Sì, aggiungo qualche cosa, vale la pena di aggiungere. Allora, come si diceva, è necessario raccogliere molti dati, un gran numero di dati, perché le variabili in gioco sono moltissime. Adesso oggi ci siamo concentrati su un aspetto molto limitato, ma le variabili sono davvero tantissime, se appunto pensiamo a vigneti, porti innesti, età, ambiente di coltivazione, forme di allevamento, tipo di potatura e così via. Insomma, ce ne sono davvero una quantità enorme, oltre a quella che già aveva precisato Laura in introduzione. E per raccogliere questi dati servono appunto degli strumenti di raccolta efficaci. Appunto, qui entra For Grapes come collaborazione, nella collaborazione fondamentale del progetto. E l'altro aspetto importante è che chi collabora a questo progetto dedichi attenzione e completezza ai dati che raccoglie. Allora, vi cito solamente qualche dato riguardo ai rilievi del 2020. Hanno partecipato alla raccolta dati del 2020 circa 1.400 aziende, che è già un bel risultato, ma noi abbiamo bisogno di un numero di aziende molto maggiore, quindi l'appello è ai direttori di azienda, ai collaboratori, ai responsabili agronomici delle aziende vitivinicole: partecipate a questo progetto, partecipate alla raccolta dati che viene fatta tramite For Grapes e con gli strumenti che Italiana Vini vi aiuta a mettere a disposizione. Dicevo 1.400 aziende, ma solamente una parte di queste aziende, circa poco più di un terzo, ha fornito dati completi e quindi è su questa, sulla qualità del dato dobbiamo migliorare molto. Abbiamo necessità di migliorare profondamente. Io quindi faccio un appello forte a chi ha collaborato l'anno scorso e a chi intende collaborare nel prossimo 2000. Scusate, spengo il telefono. A chi ha collaborato chi collaborerà nel 2021,
perché forniscono i dati completi. Adesso vi daremo delle istruzioni tramite Giovanni Bigot, vedremo di fare una indicazione di tutti i dati che sono necessari per partecipare al progetto. Poi ci sono queste tappe fondamentali dei webinar, tappe importanti perché consentono di discutere, di riesaminare le conoscenze, di mettere a disposizione degli utenti, ed è questo il fine ultimo, fornire ai coltivatori della vite delle indicazioni precise. Qualche informazione su come procederà nel corso di quest'anno la raccolta dati, appunto. Nel Corriere Vinicolo ci torneremo sopra, poi torneremo a fare un webinar, come già ha accennato Giovanni Bigot, nel mese di giugno, presa poco, in prossimità dell'estate, per vedere quali possono essere gli interventi che possono essere realizzati nel corso dell'estate, tipo gli estirpi, tipo la dendrochirurgia, le potature, l'esportazione delle parti infette o eventuali anche interventi che si possono fare di prevenzione e cura della malattia in quel periodo. E dopo, in luglio, in agosto e settembre, ci saranno il monitoraggio con il rilievo dei vigneti di chi aderisce dei sintomi secondo quella scala di sei livelli di sintomi più zero, che è il sintomo zero, sintomo nullo, il sintomo migliore. Sì, auguriamo di trovare, ma che purtroppo abbiamo visto non è così, perché una percentuale elevatissima di vigneti esaminati hanno sintomi, e sono proprio rari i vigneti che non hanno sintomi. Infatti. Quelli ad esaminare. Dicevo, allora, a luglio, agosto, settembre, diciamo agosto-settembre, riprenderemo il monitoraggio, e chi vuole maggiori informazioni su queste, oltre alle mail che ho detto prima, ne ripeto una, Erica Marogna, e.marogna@uv.it, anche guardando sul sito di Unione Italiana Vini, www.uvv.it, c'è una pagina dedicata al monitoraggio, quindi lì ci possono essere tutte le informazioni per aderire. Naturalmente si può aderire anche attraverso il sito For Grapes, dove anche vi trovate le istruzioni per poter partecipare. Oltre al monitoraggio in campo, c'è un'altra parte fondamentale, molto importante, che è quella di un questionario in cui si chiede ai responsabili di azienda di fornire la loro percezione del danno sia alle viti, ma anche del danno economico, per capire bene qual è questo danno economico causato dall'esca. Perché abbiamo delle sensazioni, abbiamo delle stime, e sono delle stime molto elevate. Si parla di 3.000 euro a ettaro, ho capito bene, ricordo bene questa la cifra di cui si parla, ma la possiamo valutare con maggiore attenzione, con maggiore precisione, se riusciamo a capire nelle diverse regioni qual è il danno sui diversi vitigni, qual è il danno, qual è la diversa situazione, quali sono effettivamente le piante che dobbiamo espiantare, ripiantare e così via. Quindi, insomma, da questo monitoraggio ci si aspetta una serie di informazioni molto utili per arrivare a dare indicazioni sempre più precise ai viticoltori su come prevenire e difendersi. Mi è piaciuta l'osservazione. Grazie. Di Stefano. Non rassegniamoci, diceva Stefano, al fatto di se il mal dell'esca ce l'abbiamo, no? Possiamo fare delle cose, possiamo fare molto. E io non possiedo vigneti, quindi grazie. Allora io andrei appunto a chiudere questo incontro, che penso abbia dato, certo Laura, abbia dato delle utili informazioni a molte persone che ci hanno seguito e ci seguiranno e lo ascolteranno. Ci sono state anche molte domande a cui non siamo riusciti a rispondere, però le rimetto in gioco, e così magari Laura, Stefano, se potete dare una risposta in giornata, quando riuscite, anche brevemente, rimane una risposta alle domande
di chi ci ha ascoltato. Laura, dimmi. Io volevo dire una cosa, la prevenzione, ricordiamoci che inizia presto, cioè la fare prevenzione quando si vedono già i sintomi dà una riduzione, ma la vera prevenzione si fa partendo dai vigneti giovani, quindi vanno fatte tutte e due le cose, se uno non ha fatto niente prima, meglio tardi che mai, ma è veramente importante capire che la prevenzione si fa quando la malattia ancora non c'è, dall'inizio. Le ferite vanno protette prima possibile. Questo è veramente un concetto che ci deve entrare in testa e che tanti, è stato fatto uno studio in California proprio su questo e hanno visto che anche se c'è la consapevolezza del problema, finché il problema non si vede non si interviene. E la prevenzione è già per metà già andata, anche se c'è una riduzione, ma non è la stessa quantità. E aggiungo Grazie. Che da dati sperimentali che abbiamo noi, 9 anni di osservazioni, agendo sui vigneti giovani, cioè anche appena impiantati, si hanno dei risultati decisamente migliori. Quindi dopo è bene farlo lo stesso, ma all'impianto sarebbe l'ideale, dall'impianto. Parlate entrambi sempre di trattamenti con prodotti a base di tricodermi, tricoderma sì. vari. Sì. Genere sì. Tricoderma. Oggi, okay. oggi stiamo parlando sì, di sì. questo, sì. Ok, ok, perfetto. No, no, giusto per inquadrare e dare l'informazione corretta. Protezione, O protezione. Qualunque sia il mezzo, comunque, che sia chimico, che sia biologica, però protezione delle ferite. Perfetto, bene. Allora, io vi ringrazio della competenza, scientificità, professionalità e anche della disponibilità a portare avanti questo appunto progetto che deve coinvolgere tutti. Io spero che tutte le regioni, anche dal punto di vista istituzionale, aderiscano e sostengano questo monitoraggio, che vuol dire anche però parlare, far divulgare l'informazione che c'è già e mantenere aggiornati su quelle informazioni che arriveranno anche grazie al contributo di ognuno. Quindi io, ringraziandovi ancora, saluto tutti, do appuntamento alla prossima appunto diretta su un altro argomento sempre di interesse viticolo, di discussione viticola italiana. Quindi Laura, Stefano e Giovanni, vi ringrazio e vi saluto e ci sentiremo prossimamente per aggiornarci su Mal dell'Esca ed altro. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata a tutti.